Fabrizio Villani, abito a Zingonia da 20 anni, vivo con mia mamma in un appartamento a Zingonia, mia mamma è invalida civile al 75%, ha smesso di pagare il mutuo, la casa è stata messa all'asta, tre settimane fa mia mamma mi ha chiamato perché io adesso sto facendo una specialistica all'estero con i soldi che ho messo a parte tra i vari lavoretti in nero che facevo. I soldi che abbiamo pagato per il mutuo ci mancavano solo due anni. Comunque quei soldi lì sono stati persi. Abbiamo tutti i soldi che abbiamo dato alla banca persi. Poi la banca, appunto, per quei due anni che manca, ha deciso di mettere la casa all'asta e chi se ne frega le persone. Però devi prendere gli interessi, i soldi, cioè le persone sono importanti. Era un mutuo trentennale, ci mancavano giusto due anni. E io e mia mamma avevamo un diritto d'uso dell'abitazione e pensavamo fino al 2014, perché abbiamo cambiato l'avvocato due anni fa e il precedente avvocato, se sempre tramite il patrocinio dello Stato, perché non abbiamo i soldi per permetterci un avvocato, ci aveva detto: abbiamo ottenuto il diritto d'uso, voi fino al 2014 potete stare tranquilli. Peccato che adesso con la vendita all'asta della casa il diritto d'uso è andato perso e noi siamo praticamente in mezzo alla strada. Cioè, se non paghiamo adesso a fine mese, a fine aprile, abbiamo la prima rata, se non paghiamo la prima rata scatta, penso, lo sgombero immediato. Non sono purtroppo esperto, spero di non diventare esperto di queste cose, però pian piano mi sa che ci sto diventando.